Allora, buongiorno a tutti. Se mi prestate gli ultimi 10 minuti di attenzione, vi presento un caso in cui noi siamo stati, abbiamo fatto in realtà da consulenti, prevalentemente consulenti proprio ecocardiografisti. Questa è una signora di 62 anni, come storia era solamente fumatrice di ipertesa. Viene ricoverata per un'infezione da legionella che aveva contratto in un albergo mentre era in vacanza. Questo è un caso di luglio dell'anno scorso. E viene trasferita già intubata da una rianimazione di un altro ospedale cittadino presso la nostra rianimazione cardiorespiratoria. Ci viene chiesta una consulenza con la richiesta esplicita in previsione di un eventuale ECMO, quindi richiesta praticamente dal cardiochirurgo. Allora, guardiamoci insieme queste immagini. Che cosa salta all'occhio? Andiamo per il ventricolo sinistro. Il ventricolo sinistro com'è? Vi sembra che abbia una contrattilità normale? Diciamo, a me questa è la prima impressione, mi dà l'aspetto di un ventricolo un po' globoso e sicuramente con una contrattilità globale ridotta. Il ventricolo destro? Il ventricolo destro anche sembra abbastanza compromesso, dilatato, con una contrattilità lievemente depressa. La cinesi segmentare del sinistro, vedete che ha i segmenti basali, forse diciamo non è particolarmente evidente, ha i segmenti basali che sono più funzionanti, mentre i segmenti medio-apicali sono acinetici. C'è un'altra cosa che vi colpisce nel ventricolo sinistro, guardate sotto la valvola. Vedete qualche cosa sotto la valvola? Sotto la mitrale. Allora, c'è questa massa qua. Non so il pointer come funziona. Così. La vedete questa? Questa massa? Ok, quindi diciamo che cosa abbiamo visto? Semplicemente mettendo diciamo, un'apicale sul torace di questa paziente. Abbiamo un severo deficit della funzione contratti del ventricolo sinistro, una cinesia dei segmenti medio-apicali del ventricolo sinistro, con dei segmenti basali che tutto sommato sono buoni, una massa mobile in ventricolo sinistro e un ventricolo destro dilatato ed ipocontrattile. Questi sono altri parametri in più. Abbiamo una cava, diciamo, ai limiti alti, in realtà 1,8 non è particolarmente dilatata, con delle pressioni polmonari che non sono aumentate e un TAPSE di 1,3. Questo almeno ci fa pensare che il ventricolo destro della paziente non fosse precedentemente particolarmente compromesso. Questa è un'immagine, diciamo, più localizzata su quella massa, perché chiaramente è stato un incidentaloma, nel senso non ce l'aspettavamo, noi siamo andati là per altri motivi, ma ci troviamo di fronte a questa massa. Come la descriviamo? Una massa rotondeggiante, mobile, che in realtà non sembra adesa ai lembi valvolari, la valvola funziona benissimo, ma sembrerebbe essere adesa all'apparato sottovalvolare, forse dalle corde tendinee. Facciamo anche un transesofageo in cui diciamo, ci mostra ancora più con evidenza che i lembi valvolari sono assolutamente liberi, tant'è che la valvola funzionava bene, e c'è questa massa che probabilmente è adesa alle corde tendinee. Ora, che cos'è questa massa? Diciamo, le ipotesi erano queste tre. Chiaramente uno può discutere, no? Una vegetazione, la paziente viene per un'infezione. Anche se però è una vegetazione particolare in realtà, perché di solito non sono colpiti i lembi valvolari, non si trova sul versante atriale della valvola mitrale, quindi una localizzazione veramente particolare. Un trombo, ci troviamo di fronte a una persona che ha di fatto un deficit di pompa, anche se di solito il trombo ce lo possiamo più aspettare all'apice. Un tumore, perché un tumore? Perché sembra originare dalle corde tendinee, sembra un po' tipo il fibroelastoma, va? Quelli che a volte si vedono a livello della valvola aortica. In più, il padre di questa signora veniva seguito già al Monaldi per un mixoma atriale, poteva essere un dato in più. Ad ogni modo, in tutta la situazione clinica della signora, questo forse era il problema meno importante, perché la valvola tutto sommato funzionava bene e questa massa non creava nessun problema. Diamo uno sguardo al polmone. Questo è il polmone di sinistra. Che cosa vedete nel polmone di sinistra? Ci sono parecchie linee B. D'altronde è quello che ci aspettiamo in un distress respiratorio, perché la paziente viene per questo motivo. Il distress respiratorio caratterizza l'RDS, è caratterizzato proprio per un'inondazione polmonare di liquidi con un meccanismo diverso chiaramente dall'edema polmonare. Qua abbiamo un danno infiammatorio dei capillari. Mettiamo la sonda sul polmone di destra invece.
e notiamo un quadro completamente diverso. Ricordate il quadro precedente con tutte quelle linee blu? C'era chiaramente una normale sliding della pleura. In questo caso vediamo una pleura praticamente immobile, non ci sono linee B. Che cosa vi sembra? Noi rimaniamo, eravamo col dottore D'Andrea, rimaniamo colpiti perché guardiamo il polmone quasi più per curiosità, perché diciamo vabbè, c'è un RDS, vediamoci il polmone nell'RDS. Non ci aspettavamo questo quadro chiaramente. Questo sembrerebbe effettivamente il quadro di un PNX. Quindi spiegato il motivo per cui la paziente con tutta la ventilazione non riusciva a superare una PO2 di 50, aveva un PNX massivo. La paziente in realtà era appena arrivata, veniva da un'altra rianimazione. Quando succedono quelle cose in cui non è seguito all'inizio, diciamo, presso un centro, penso che possano insomma sfuggire questi aspetti. L'altro discorso a questo punto, facciamo o non facciamo la coronarografia? Perché abbiamo detto che la massa in quel momento non ci preoccupava. Risolviamo il problema ECMO o non ECMO, chiaramente la paziente non ha più bisogno dell'ECMO perché viene risolto, viene drenato il PNX e la ventilazione nel quadro comunque acuto all'RDS migliora. Cosa facciamo? Perché ci troviamo di fronte a un ventricolo sinistro comunque di un aspetto globoso, con una frazione di iniezione depressa. Ora chiaramente qua abbiamo una possibilità al 50%. È chiaro che una paziente che va in ipossemia con questo quadro clinico è molto probabile che ci troviamo di fronte a una cardiomiopatia da stress, però per definire la cardiomiopatia da stress dobbiamo escludere la coronaropatia. Vi mostro solamente la coronaria sinistra, che in realtà non c'è niente di particolare, c'è una stenosi del 50% sulla coronaria sinistra, sulla discendente anteriore, che potrebbe aver spiegato un lieve movimento enzimatico che ebbe la signora con un minimo movimento del tracciato, ma niente di particolare. Quindi definiamo che è una cardiomiopatia da stress. A questo punto non ci resta che aspettare la ripresa della contrattilità col miglioramento del quadro clinico della paziente. Ritorno dopo nemmeno una settimana, dal 22 al 28 luglio sono passati 6 giorni. Che cosa vedete? Come vi sembra questo ventricolo? Tutti e due i ventricoli, come vi sembrano? È migliorato, tutti sono migliorati, sia il ventricolo destro che il ventricolo sinistro. Il ventricolo sinistro non ha ancora ripreso completamente, però noi sappiamo che la cardiomiopatia da stress in realtà può avere un miglioramento da pochi giorni, ci sono alcuni pazienti che recuperano anche dopo qualche mese. Il ventricolo destro è tornato assolutamente alla normalità, però manca qualcosa. Praticamente manca la massa in ventricolo sinistro. Allora, concludendo, la massa era una vegetazione che è partita e embolizzato tutto il lato inferiore dell'organismo determinando varie ischemie, anche in arteria ovarica, ma la più grave un infarto della milza che si è infettato, ha lesionato il diaframma, ha dovuto fare un intervento d'urgenza col chirurgo, diciamo, toracico, il chirurgo generale. La paziente però poi sta bene, vive, è stata trasferita in pneumologia, è stata emessa dopo 2 mesi. Quindi concludendo, l'ecocardiogramma rappresenta uno strumento indispensabile nella diagnosi differenziale dello shock. Ricordiamo che la richiesta era addirittura per mettere un ECMO a questa paziente. Ci ha aiutato molto anche l'eco polmonare, quindi l'ecografia multidistrettuale in urgenza consente in pochi minuti di inquadrare il paziente in maniera più completa. Grazie dell'attenzione.